Per concludere, mi rivolgerei a Stefano Baia Curioni, che ci può offrire una prospettiva più accademica da outsider rispetto a, diciamo, noi che siamo più addentro e più addetti ai lavori, e vorrei chiedergli, dal punto di vista della gestione museale, quali pensa che possano essere le misure di collaborazione con il collezionismo, in parte appunto da un lato per ottimizzare e contrastare queste, ottimizzare le risorse e contrastare i tagli che ho menzionato in precedenza, e dall'altra appunto da un punto di vista del collezionista, quali possono essere i benefici a livello di gestione della collezione nel concedere in prestito parte di questa collezione, al di là del chiaramente ovvio e primario piacere di condivisione che abbiamo già sentito dalle parole dei collezionisti che hanno parlato oggi. Tengo distante, così si sente. Era tristissimo questo signore in prima fila. No, dunque, intanto credo che sia importante precisare che c'è una differenza molto significativa tra l'arte contemporanea e il resto, no? Perché è chiaro che noi adesso parliamo di arte contemporanea, perché se andiamo sui vasi attici, insomma, lì andiamo in un altro mondo. Per quanto riguarda l'arte contemporanea, la prima cosa da dire è che è un sistema privato, cioè diciamo su scala globale. L'incidenza della presenza pubblica, diciamo, nel sistema dell'arte contemporanea è relativamente modesta e funziona più che altro per la costruzione di infrastrutture e di sistemi, cioè a volte succede, non nel caso italiano, che dei paesi sono in grado di dotarsi di infrastrutture che hanno una matrice pubblica e che interagiscono con il sistema privato in modo da far sì che una scena produttiva contemporanea di un certo paese possa essere promossa su scala globale, che è quello che un po' l'Italia non ha saputo fare negli ultimi anni. Se noi guardiamo, diciamo, gli artisti italiani che stanno in qualche modo al centro dell'interesse globale degli ultimi 15 anni, noi troviamo, diciamo, una generazione di artisti che, ahimè, non include, se non in modo molto sporadico, artisti più giovani. E i nomi si fanno sempre quelli, insomma, poi alla fine, no? Che stanno all'estero, tra E che l'altro. sono molto radicati all'estero, che vivono sulla scena internazionale e quindi diciamo, hanno bucato, come dire, il soffitto di vetro, però gli altri sono rimasti un po' coartati, come dire, in un sistema che non è stato capace di esplodere. E pur essendo un sistema importantissimo nella tradizione occidentale e quindi globale. Allora, stiamo parlando di un sistema privato. In questo sistema privato, diciamo, le traiettorie di crescita dei singoli artisti sono determinate dalle scelte molto articolate che vengono fatte da un sistema di gatekeeper, cioè di selezionatori, che sono in parte orientati al mercato, quindi galleristi, in parte sono collezionisti stessi, in parte sono curatori, e l'interazione tra questi livelli è un'interazione estremamente complessa. All'interno di questa interazione il collezionista ha un ruolo fondamentale, di cerniera, perché è fondamentale per la galleria avere i collezionisti di riferimento e confermo, le gallerie hanno i database in cui sanno esattamente, anche perché se un artista viene lanciato sul primario, diciamo così, la galleria avrà piacere che il collezionista non mandi in asta senza aver negoziato prima con la galleria stessa un artista, perché questo apre per l'artista un rischio, perché è evidente che il prezzo è un altro segnale di reputazione, non è solo un segnale economico. Quindi l'interesse della galleria, così come del collezionista per certi aspetti, è che il prezzo mantenga una stabilità, possibilmente cresca nel tempo, perché questo è un segnale di prestigio e di continuità. Se un prezzo ha delle volatilità molto forti, questo gioca contro la carriera di medio termine di un artista. Quindi un gallerista che magari ha per qualche motivo degli stock significativi di opere di un artista, o che magari l'ha messo sotto contratto, o insomma ci sono diverse modalità di lavoro,
non ha piacere che, se lui non lo vuole, questo artista vada in asta. Ecco, quindi diciamo sanno esattamente chi ha che cosa e come questa cosa si muove. Quindi dicevo, in questo sistema il collezionista ha un ruolo centrale nei confronti dei galleristi e a volte anche nei confronti dei curatori, che talvolta, per esempio, lo assistono nelle sue scelte di acquisto. Ora, il problema, credo, che quando si parla di collezionisti si parla di persone molto diverse tra loro. Ci sono collezionisti che io ho visto comprare 50 opere di un artista quando gli interessa, e quindi fare delle operazioni che vanno ben al di là, diciamo, del piacere di avere un'opera sul muro, no? Perché se tu compri 50 opere di un artista in un mese, questo, diciamo, è un segnale che dà un ordine di grandezza e di interesse un po' diverso da quello che noi, diciamo, che il pubblico può pensare che sia. Ecco, per cui diciamo hanno un ruolo significativo. Questo ruolo sta evolvendo un po' come sta evolvendo il sistema, cioè sta prendendo anche delle dimensioni finanziarie piuttosto esplicite, non nascondiamocelo. Quindi non dobbiamo dimenticare che questo ruolo possiede molte sfaccettature. Questo è importante nel posizionare, credo, un'operazione come questa, ecco, perché è evidente che bisogna poi capire con chi stiamo parlando, perché l'elemento, diciamo, della valorizzazione è un elemento molto delicato e è molto giocato sul razionamento e quindi su un rapporto, diciamo, molto delicato, sapientemente dosato, tra desiderio e razionamento, no? Devo far sì che un artista sia molto desiderato e però poco presente, perché questo naturalmente determina una pressione stabile verso l'alto dei suoi valori. Facciamo un esempio, non so, Wade Guyton. Ecco, se uno ha in mente cosa è successo a Wade Guyton negli ultimi 5 anni, cosa è successo? Qualcuno mi telefona dicendo: ne ho uno a casa, no? Ecco, e questo cosa è successo? È un artista che non ha un'altissima produttività, che non circola moltissimo, che è molto promosso dal punto di vista curatoriale, c'è una sapiente, come dire, è anche per certi aspetti forse giusta regia del suo produrre. Allora, come si inserisce questo all'interno di questa circuitazione? Probabilmente può introdurre dei livelli di trasparenza. Credo che però poi di fatto la partita si giochi su altri piani, cioè credo che se l'Italia potrà avere un futuro più brillante nel campo dell'arte contemporanea, il segnale dato da Vassari è importante, perché è un segnale che dice: ritessete i rapporti, no? Ricucite i rapporti, ma poi le pratiche dovranno essere portate su altri livelli. Anche perché il problema che è stato più volte sottolineato di lacci, laccioli e di difficoltà anche da un punto di vista di non aiuto, per esempio, fiscalmente nei confronti delle donazioni museali, è un qualcosa che può forse interessare il pubblico italiano ad una forma di anonimato come questa che garantisce Vassari, perché in realtà i rapporti tra collezionisti, musei, curatori ci sono sempre stati. Se voi ricordate le due mostre, una dell'anno scorso non straordinaria, una bellissima di qualche anno fa, entrambe a Palazzo Reale, della Whitney Collection, se voi guardavate le etichette, il 100% delle opere esposte sono frutto di donazioni di collezionisti privati. Questo perché, appunto, come si diceva, il sistema americano favorisce la pubblicità di queste opere, perché la donazione significa un vantaggio fiscale, non c'è nessun motivo quindi per sviluppare l'anonimato, anzi c'è molta facilità nel far conoscere quali sono le grandi collezioni, e quindi anche senza una piattaforma si sapeva a chi rivolgersi per cercare di acquisire un'opera che magari serviva in quel momento al museo, per esempio tutta la collezione della pop art straordinaria che ha Whitney.
Da noi questo è più difficile, non c'è nessun tipo di aiuto, c'è molto scetticismo, ci sono addirittura, appunto, come si diceva il Branca Intesa, il 50% sono notificate di opere. Poco tempo fa era stata esposta qui a, Palazzo Reale una magnifica mostra di libri d'artista, col risultato che c'è stato il rischio, a fine mostra è andata una solerte funzionaria dicendo: sì, ma anche se molti libri sono recenti, la collezione complessiva in genere dovrebbe essere notificata, quindi adesso vediamo che cosa farne. È chiaro che questo non incentiva molto i prestiti. Sì, no, è interessante che lei metta in paragone l'esempio americano con quello italiano, perché infatti i nostri uffici sono a Londra, per cui chiaramente abbiamo un pubblico inglese abbastanza sviluppato, ma il pubblico americano e quello italiano sono i nostri maggiori clienti per ragioni opposte da lei appena sottolineate, per cui anche in questo senso cerchiamo di coniugare realtà molto diverse che possono essere spinte anche da motivazioni diverse e operano in un contesto che assolutamente non è lo stesso.